Esatto. Bene, questa settimana saremo un pochino più Buoni? buoni, buonissimi proprio. Allora, zero, ne abbiamo parlato fino adesso, il commissario della FIGC e il suo il patatrac di questa annata. Insieme a lui ci aggiungo il giudice sportivo, che non solo ha penalizzato Legranese, ma penalizza tante squadre settimanalmente. Poi iniziamo un pochino con la fase più calda. Uno è calciatore del Cervinara. È calciatore del Cervinara per scarsa concentrazione e soprattutto scarsa benevolenza nei confronti del tecnico. Due, ai calciatori del Legranese, ma ai calciatori del Legranese però faccio un distinguo, perché rispetto al Cervinara non voto in più perché in un quarto d'ora dal 30esimo al 45esimo della prima frazione di gioco hanno mostrato gli attributi e potevano chiudere la gara tranquillamente. Quindi è una dimostrazione, come diceva anche il presidente, di scarsa concentrazione nella seconda frazione di gioco e nella prima mezz'ora, però quando vogliono giocare sanno quello che vogliono. Poi un 3 abbondante lo dobbiamo dare per forza all'Accadia, Accadia che sta rischiando di mandare alle ortiche tutto quello che aveva programmato con tanta minuzia nell'inizio campionato. 4 a Mustone, perché Mustone è solo una gara, però non è da Mustone quello che ha fatto, non tanto nell'errore di domenica, ma nell'errore di mercoledì contro il Cervinara, perché non va fatto quel gesto e soprattutto non va fatta vedere una determinata cosa. Non è da lui perché è un signore, l'ho conosciuto, è una persona molto signorile e a mio parere ha sbagliato. E 4 anche alla Virtus Avellino, che ha fatto un passo da gambero veramente gigante. 5 al presidente Ricci. 5 al presidente Ricci perché è troppo buono a mio parere, quindi non merita la sufficienza. È troppo buono perché aveva avuto l'occasione per accettare le dimissioni di Cagnale, però non le ha accettate, quindi significa buonismo, alla fine ha pagato 2 volte. 6 lo do proprio a Cagnale, per il suo lavoro svolto, ma soprattutto per la sua gran signorilità, perché è uno dei pochi signori che esiste nel calcio a mio parere. 7 al Mugnano, che risorge sulla Virtus Godi. 8 a Di Marzio del San Martino perché è un gol doppio, anche un gol da ex. 9 a Spiga e a Loiaco, lo meritano come minimo. E allora aggiungo anche Bizzarro del Grotta. E 10, no, come non si fa dare ad Ariano e a San Martino ad Ariano, onestamente hanno messo un dito nella piaga molto importante, però non so se a loro, se soprattutto a San Martino servirà a salvarsi, però. 10 esempio di sportività, esempio di concentrazione, il classico esempio di Davide che batte Golia. Esatto.